Sono 132 gli esemplari di quercia, carpino e robinia lungo il torrente Valtina, finiti sotto la lente di ingrandimento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Per ciascuno adesso esiste una cartella clinica con diagnosi e terapia suggerita. Alcuni di loro però si trovano in gravi condizioni e rappresentano una minaccia per la sicurezza idraulica e per la pubblica incolumità. È un territorio che insomma, purtroppo è stato sotto l'occhio di ingrandimento anche a seguito dell'alluvione del 2019 e quindi un territorio che ci fa interrogare molto su come metterlo in sicurezza. Per 26 alberi, di cui alcuni con fusto fortemente inclinato e chioma sbilanciata, oltre che ammalati, si procederà dunque all'abbattimento, 6 invece saranno sottoposti ad una potatura per ridurne le dimensioni. L'intervento mirato all'abbattimento di quelle piante che in caso queste cadano comportano vera e propria estirpazione di parti dell'argine, quindi un grosso rischio idraulico in una zona già di per sé molto a rischio. E una verifica attenta abbiamo fatto dello stato sanitario di queste piante, molte delle quali sono secolari, e dello stato diciamo fitostatico, della staticità di queste piante, proprio per impedire questi problemi. In particolare questo è stato rilevato con una serie di analisi statiche della pianta e diagnostiche dal punto di vista fitosanitario e fitopatologico, con delle strumentazioni diciamo moderne all'avanguardia. Si sta parlando di tomografie, quindi una vera e propria TAC che è stata fatta per singolo individuo oggetto dell'intervento. Questo ovviamente è un dispiacere di tutti, però prima viene la sicurezza, perché comunque gli studi hanno dimostrato che queste piante non sono in condizioni di sicurezza, sia per diciamo, aspetti idraulici, ma anche per la sicurezza delle persone. Quindi bisogna per forza provvedere ad un taglio. Il mio auspicio è quindi noi come amministrazione ci impegneremo affinché ovviamente si proceda velocemente con una piantumazione e quindi col tempo ricreare le condizioni che attualmente ci sono. In un secondo momento il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, in accordo con il tavolo tecnico convocato dalla Prefettura e dalla Regione e con l'avallo della Soprintendenza, ha messo a punto un intervento di sistemazione idraulica dell'area che comprende il tratto finale del torrente Valtina, il tratto a valle della confluenza del torrente Vingone ed il reticolo delle acque basse al Bagnoro.